Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Buongiorno. dottoressa, buongiorno Buongiorno. uffici, buongiorno Sispi, buongiorno consiglieri. Diamo inizio a questo consiglio dal 18-5-2021. Dottoressa, quando vuole può chiamare l'appello. Grazie. Ok, Cardella. Presente. Quaresi. Presente. Sì, Marchesa. Presente, ho detto presente. Sì, l'ho sentita, l'ho sentita. Marchese. Consigliere Marchese? È presente? Origlia? Sì, sono presente. Presente, dottoressa. Savoca? Presente, Scarlata? presente. Presente. Serio? Presente. Scusa. Presente, Mi scuso. Greco, assente. 8 presenti su 10, ore 10 e 09. Buon presente. lavoro. Grazie, dottoressa. Bene, Buongiorno. vedo già Buongiorno. state calme, tranquilli, che oggi è una bellissima giornata di sole e non litigate nessuno, per favore. Allora, diamo la parola ai consiglieri. La mano alzata del consigliere Guaresi. Prego, consigliere. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Presidente, volevo ecco, comunicare Maria, a tutto il buongiorno. Consiglio che io Buongiorno, circa signor 20 Donato. giorni fa. Per favore, chiudete. Posso continuare? Signori, Mi buongiorno. sentite? No, mi Sì, può sentite, Presidente, mi continuare. sente? Il vicepresidente un attimo ha ricevuto una chiamata, io sono con lui, quindi penso che può continuare. Se poi se lo vuole attendere, No, mi è sembra urgente. giusto attenderlo. Sì, allora aspetti un attimo. Ho appena incrociato un consigliere comunale, non dica il nome. Mi ha guardato con occhi tipo che fa, mi saluti, non mi saluti, ma evidentemente dico se voleva salutare era libero di farlo, gli avrei risposto, ma evidentemente dico forse perché ha un grado superiore al nostro, voleva essere salutato, mi dispiace, dico vado per la mia strada. La salute dall'angelo si dice. Il presidente è finito? Mi dice che l'ascolta, però purtroppo sta facendo nel frattempo Va un'altra cosa. bene, va bene, va bene. Niente, io volevo comunicare che circa 15 giorni fa dalla circoscrizione ho fatto partire una nota dove chiedevo alla RAP, al nuovo amministratore unico, di far fare un controllo immediato ed eventualmente, ecco, fare ripristinare dopo i sopralluoghi tutte quelle buche pericolose che ci sono in seconda circoscrizione. E devo dire che molte buche, facendo il mio solito giro per la seconda circoscrizione che rappresento, dico, diciamo che l'80% delle buche che avevo segnalato, tra l'altro, dico attraverso la nota inviata alla circoscrizione e con allegate foto, devo dire che sono quasi state tutte riparate. Qualcuna magari in qualche traversa ancora no, ma quello l'ho già fatto io sabato, sempre a spese mie, perché bisogna essere più che mai vicini all'amministrazione per il bene comune. Diciamo che dico, io non parlerò mai male del predecessore che ha avuto oggi il dottor Miliziano, perché ho un ricordo bellissimo, abbiamo avuto una diatria, una diatriba nata per un spostamento di contenitori e per una immediata ecco, pulizia straordinaria di un laddove al 723 di via Messina Marina si era creata una forte discarica. Dico, oh, alla fine poi ci siamo chiariti, lo stesso giorno l'ha fatta sistemare, ha fatto ripulire, gli ha ridato serenità e decoro. Quindi non parlerò mai male né dal predecessore di adesso né quello in futuro, non è mia abitudine.
io se c'è la possibilità di ringraziare ringrazio pubblicamente, c'è quando dico c'è da bacchettarli, lo facciamo sempre senza se e senza ma, perché rappresentiamo i cittadini, non chiediamo mai che vengano fatte delle cose proprio personali, almeno io non mi sono mai permesso, non mi permetterò mai di chiedere niente di personale, ma sempre per i cittadini come tutti voi. Quindi volevo dire che l'80% delle buche, da quello che ho visto io, sono state riparate. Mi auguro che si possa continuare così, ma soprattutto nella nota successiva che ho fatto partire la mia segreteria, è quello che chiedo io, di avere notizie per quanto riguarda lo spazzamento, perché non è possibile che ogni 10 giorni dobbiamo chiedere lo spazzamento delle nostre strade, perché se non lo facciamo, purtroppo, dico, questo non avverrà mai, ma perché non ci sono gli operatori ecologici. Mi dispiace però dover dire che io ho circa una settimana che, scendendo per la via Messina Venina per andare verso Palermo, vedo sempre allo stesso punto un operatore ecologico. Mi fa molto piacere, ma vederlo sempre allo stesso punto, dico, mi sorge un dubbio, ma questo dubbio me lo tengo per me. L'importante è che si vede lavorare su strada, sulle strade della seconda circoscrizione. Presidente, mi sente? Mi sentite? Non mi sento nulla, si sente male, cambia personaggio, cambia consigliere. Si sente male. Che significa cambia? Vabbè, io sono arrivato agli uffici. Ti sento male, faccio abili. Vabbè, io ragazzi, ti dico, non lo so, è solo lei, il presidente c'è in linea o no? Scusa, tu lo senti bene? No, vabbè, no, dico, se ho un modo adesso, di... Continua che si sente benissimo, continua. Ah, io dico, se è il momento, guarda, se è il momento di che qualche consigliere voglia scherzare, dico, lo può fare tranquillamente, ma non gli permetto di ridere alle mie spalle, perché io lavoro per i cittadini e porto avanti le battaglie per cercare di avere un territorio sempre pulito, riservato e sistemato. Dico, se qualcuno vuole ridere lo faccio, ma non lo faccio in videoconferenza, altrimenti sarò costretto a rilasciare delle dichiarazioni poco carine nei confronti di chi, dico, ama scherzare. Lo faccia quando finisce la videoconferenza. Io sono una persona a cui piace scherzare, ma non quando parliamo di cercare di risolvere i problemi dei cittadini. Comunque io concludo il mio intervento, mi trovo alla stazione per cercare di risolvere i problemi dei cittadini, quindi al momento chiudo qui i miei pensieri. Allora, consigliere Guaresa. Grazie, consigliere Tusa, prego, ne ha facoltà. Sì. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Effettivamente la RAP lavora e arranca, secondo me. Problemi, per esempio, oggi un dipendente diceva che solitamente lui è nella macchina spazzatrice, no? Mi diceva che era adesso qua una macchina ed è stato messo a pulire le strade. Ci può stare, mi auguro che sia più presto. Come per esempio, non capisco come mai ancora non si è attivato il diserto dei marciapiedi, che naturalmente è un problema importante come tanti altri, e spero che al futuro si possa percorrere il diserto dei marciapiedi, anche perché le persone sono a volte costrette anche a scendere il marciapiede, e quindi quanto intrattenere dallo spazio, e quindi in questo modo loro rischiano anche la vita. Quindi spererei l'amministratore unico, che a mio parere sta facendo un buon lavoro, però con i mezzi che ha, magari spiegarci un po' tutte le problematiche che abbiamo sollevato, tra i quali il Presidente ieri ha accennato, cioè sulla possibilità di avere, di prendere seminari per
dare forza al reparto di fondamento. Sarei curioso come difenderanno, perché stanno perdendo, quindi dico, mi auguro che l'azione unico possa essere a più presto in consiglio della seconda circoscrizione. Grazie. Grazie consigliere Tusa, è quello che ho ribadito ieri io. Aspettiamo il nostro caro dottor Miliziano che partecipa a una riunione della seconda circoscrizione, ovviamente è stato invitato, ci dovrebbe darci una data per che lui viene qua per venire qua in consiglio, in videoconferenza, chiariremo tutto con lui, perché io ancora non ho capito con quali criteri, veramente, come ha detto lei, con quali criteri, con cosa stanno combinando e perché si devono andare a sperperare soldi quando abbiamo la possibilità di avere tutto quanto a costo zero e non incidere sulle tasse dei palermitani. Aspettiamo con ansia che lui ci degni di questa videoconferenza. Chi c'era iscritto a parlare? Perché io non lo vedo, sono con il telefonino e non vedo niente. Giuseppe Guaresi, questa manina è quella di prima o l'ha messa adesso? No, era quella di prima, Presidente. Perfetto, la può anche togliere. Andiamo avanti, se non c'è più nessuno passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale o mozione, prendiamo qualche mozione da approvare e non lo so, voi consigliere tu se c'è il verbale da leggere? Sì, io ho un verbale che l'ha mandato la dottoressa Lotà, aspetti che vado a vedere quale data posta. Perfetto, allora approviamo questo verbale, poi preleviamo una mozione. 12 febbraio. Potete vedere se per favore è stata inserita una mozione a firma mia per un'installazione di specchio parabolico? Grazie. C'è stato un suppletivo di una mozione di Guaresi che riguarda lo specchio parabolico? Vicepresidente, ancora no. Ancora no, consigliere Guaresi. Ok, grazie. Ne preleveremo un'altra in tutti i casi. Prego, consigliere Tusa. Prima gli scrutatori. Sì, allora, anche prima di approvarlo li possiamo fare. Nominiamo gli scrutatori Guaresi, Scarlata e lo stesso Tusa che sta leggendo, forza. E allora, verbale del 12 febbraio 2021. Allora, l'anno 2021, il giorno 12 del mese di febbraio, il Consiglio della Seconda Circoscrizione si è riunito in modalità videoconferenza, mediante collegamento telematico a distanza. Convocazione del Presidente Greco, protocollo 149-4403 del 30-12-2020, per trattare gli argomenti di cui è allegato all'ordine del giorno. Presiede la seduta del Presidente Greco, il quale alle 9.52 chiama l'appello, risultano presenti i seguenti consiglieri: Guaresi, Marchesi, Oliva, Salo, Cacciata, Serio, Tinta, discusa il Presidente Greco. Risulta assente il consigliere Cardella, assistito dal contatto amministrativo, signora Anna. In verità la valità quale il Presidente Greco dichiara aperta la seduta e che permettono ai consiglieri di poter svolgere sedute in videoconferenza. In merito ai comitati educativi, il consigliere Guaresi informa che, come presidente della commissione sport, ha predisposto una proposta indirizzata al sindaco, al presidente del consiglio comunale, all'assessore allo sport, avente per oggetto di richiesta, concessione, contributi per realizzazione, manifestazioni di promozione sociale contro la pedofilia e la pedopornografia, visto che i casi di adescamento ad oggi durante il lockdown sono aumentati considerevolmente. Con questa proposta chiede a chi ha vinto il bando di voler organizzare questo evento all'interno delle scuole, con il supporto della polizia e dello Stato, al fine di mettere in guardia sia i bambini che i loro genitori di fronte ad emergenze sociali di questo tipo. Alle 9.56 entra in videoconferenza il consigliere Cardella. Infine, il consigliere Guaresi informa di aver appreso dai giornali che non vi è stato nessun accordo tra RAP e i sindacati e la città si riempie di rifiuti, continuando a creare disagi a tutti i cittadini. Non si può abbandonare una città nel degrado,
soprattutto visto che i cittadini che pagano le tasse hanno il diritto di avere servizi funzionanti. Il presidente Greco ritiene lodevole la proposta del consigliere Guareschi, è giusto informare i bambini del pericolo che serpeggia su internet, dove tanti pedofili agiscono indisturbati e spesso i bambini vengono tratti in inganno da questi criminali. Ovviamente questo incontro verrà fatto nel pieno rispetto delle regole anti-assembramento. Alle ore 10.06 esce dalla videoconferenza il consigliere Scarlata. Per quanto riguarda la RAP, tiene a precisare che il servizio continua. L'unico problema è che non è stato concesso lo straordinario, pertanto molti servizi non si possono ottemperare e vanno a rilento. In questo modo non si riesce a dare il giusto decoro alla città. Il consigliere Tusa afferma che purtroppo l'unica cosa che i cittadini vedono è una città dove manca il decoro e non viene tutelata la salute pubblica. Inoltre ricorda al Consiglio che il Comune di Palermo va verso il default economico e molte famiglie rischiano pertanto, spera che si possa trovare una soluzione positiva al più presto. Il consigliere Guareschi ringrazia il presidente dell'MG, sempre disponibile a risolvere le criticità della pubblica illuminazione. Ieri sera ha dato seguito ad una richiesta in diverse strade, tra cui Milo Cugino, Vicolo Palma ed altre, è stata ripristinata l'illuminazione. Spera che si possa fare lo stesso per altre vie che hanno carenza di illuminazione. Alle ore 10.13 esce la videoconferenza del consigliere Cardella, terminata la discussione del presidente Greco, nominato i scrutatori, il consigliere Olida, serio e discuso, e il consiglio approva all'unanimità. Si passa al secondo punto iscritto all'ordine del giorno, approvazione verbale sedute precedenti, si dà lettura del verbale del 26 novembre 2020, lo stesso viene approvato per appello nominale e all'unanimità dei presenti. Alle ore 10.20 risultano assenti alla votazione i consiglieri Cardella e Scarlata. Alle ore 10.21 il presidente Greco dichiara chiusa la seduta. Sì, grazie consigliere Tusa. Bene, se non ci sono interventi mettiamo in votazione il verbale. Dottoressa, quando vuole, prego. Allora, Cardella. Cardella, consigliere Cardella. Passiamo avanti. Guareschi. Favorevole. Marchese. Favorevole. Orilia. Orilia. Favorevole, dottoressa. Savoca. Favorevole. Scarlata. Favorevole. Serio. Favorevole. Tusa. Favorevole. Mi scuso, è sempre assente. Favorevole. No, sono Greco assente, quindi riprendiamo il consigliere Cardella, se mi può dare il suo voto per favore. Favorevole. Ok, approvato. Grazie. Ora 10.25, assente solo Greco. Bene, grazie dottoressa. Abbiamo il verbale, abbiamo preso il verbale per il verbale, no, la mozione, scusate. Avevamo la mozione del consigliere Guareschi e mi hanno detto che ancora non è all'ordine del giorno, che non c'è stato fatto il suppletivo. Allora, se non ci sono altre mozioni, se non ci sono altre cose da approvare... Sì, c'è una sugli scivoli, se la vuole prendere proprio... il protocollo... No, guarda, io non sono... Allora, se non si può prendere, no, perché non ho la possibilità di averli in mano. Sono io fuori, sono qua con il cellulare, non so come gestire... Allora, niente, per me è una cosa dura. Vabbè, rinviamo allora. Non ho niente da fare, niente. Suppletivo, l'ordine del giorno. Oh. Rinviamo, presidente, tranquillo. Se c'è una mozione di qualsiasi consigliere tu, se lei c'è una mozione da prelevare o abbiamo un altro verbale da leggere, per me lo possiamo anche leggere. Un altro verbale, forse così togliamo allora, la parola di mezzo. Qualcosa da prendere. Così eliminiamo il lavoro perché sennò non ci arriviamo più prima della vacanza estiva. Quella del 15. Quella del 15 ce l'hai? Bene Tusa, forza, grazie. Se ne dà lottura. Ok. Allora, per bene del 15 febbraio, l'anno 2021, il giorno 15 del mese di febbraio, il consiglio della seconda circoscrizione si è riunita in modalità di videoconferenza. Giusta convocazione del presidente Greco, protocollo 149.4403 del 30-12-2020. Per trattare gli argomenti di cui è allegato ordine del giorno. Presidente Savoca, il quale alle 9.55 si
Chiama l'appello, risultano presenti i seguenti consiglieri: Cardella, Guareci, Marchese, Oliva, Sano, Caserio e Susa. Risultano assenti i consiglieri Scarlata, Vistuso e Presidente Greco. Assistito dalla dottoressa Lotta, dirige del bar la signora Anna Maria Ventimiglia. Verificata la validità del forum strutturale, il Presidente Savoca dichiara aperta la seduta e ringrazia gli uffici racisti che permettono ai consiglieri di poter svolgere le sedute in videoconferenza. I consiglieri Cardella e Tusa chiedono l'inversione dell'ordine del giorno. Il Presidente Savoca nomina i scrutatori consiglieri Guaresi, Marchese e Oliva. Il consiglio approva sia la nomina dei scrutatori che l'inversione dell'ordine del giorno. Si passa al secondo punto iscritto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali sedute precedenti. Fino alla lettura del verbale del 27 novembre 2020, durante la lettura alle ore 10:22 entrano in videoconferenza i consiglieri Scarlata e Biscusi. Si passa all'approvazione del verbale, che viene approvato per appello nominale all'unanimità dei presenti alle ore 10:04. Si dà lettura del verbale dell'1 dicembre 2020. Durante la lettura alle ore 10:07 entra in videoconferenza il Presidente Greco, che presiede. Si passa all'approvazione del verbale, che viene approvato per appello nominale e all'unanimità dei presenti alle ore 10:10. Il consigliere Guareci ricorda che nella seduta del 10 del corrente mese, per sconfiggere il grave problema dei rifiuti ingombranti disseminati nelle nostre vie, aveva chiesto di predisporre una nota congiunta in cui si chiedeva una task force per intensificare i controlli e sanzionare i trasgressori, oltre a seguire sia i venditori che leader delle ditte che ritirano i materassi, in modo che dalla bolla di accompagnamento si possa capire dove sono stati smistati gli ingombranti. Purtroppo spesso i cittadini si affidano a queste ditte, ma questi non smistano regolarmente i loro rifiuti. I cittadini sono stanchi di pagare le tasse per il territorio deturpato da cumuli di ingombranti e dalle quantità di materassi disseminati sulle strade. Il Presidente Greco constata che non sarà facile controllare tutti i venditori, in ogni caso ritiene che le ditte serie seguono l'iter correttamente e che siano coloro che effettuano gli sbarazzi privatamente a commettere queste trasgressioni. Comunica che la nota congiunta partirà in quanto è necessario portare il decoro nella nostra città, in quanto è un diritto fondamentale di tutti i cittadini. Vivere in una città pulita è il desiderio e il diritto di ognuno di noi. Anche il consigliere Marchese si associa a quanto detto dal consigliere Guareci. È impossibile che tante famiglie cambino contemporaneamente i propri materassi, pertanto anche lui ritiene che una ditta che si occupa di sbarazzi, di getti, indiscriminatamente sul territorio, che hanno vere e proprie discariche. Alle 10:20 esce la riconferenza del consigliere Serio. Il consigliere Marchese ritiene che siano necessari controlli serrati, in quanto se l'amministrazione è latente non ci sarà mai il decoro. Anche la via Spoto, dove si trova la postazione decentrata, è disseminata di rifiuti di ogni genere. Ha predisposto una nota, ma ad oggi non hanno provveduto a pulire il sito. Inoltre chiede di predisporre una nota urgente al settore preposto per segnalare due pini pericolosi per i cittadini, in quanto sono sostenuti soltanto da un muro di cinta. Alle ore 10:25 esce la videoconferenza del consigliere Guareci. Il consigliere Tusa constata che dai verbali che si sono approvati si affrontano sempre gli stessi argomenti. Purtroppo il nostro territorio è sempre disseminato di rifiuti ingombranti. Questa situazione è seria, pertanto necessita di essere risolta più presto. I consiglieri circoscrizionali fanno di tutto, ma se non sono coadiuvati dall'amministrazione centrale non potrà cambiare nulla. Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, gli stessi centri di raccolta devono essere funzionanti. Aspetta, io ho perso. Spesso molti cittadini lamentano di non poter baciare i loro rifiuti perché i caselli sono pieni, pertanto il comune si deve impegnare a risolvere queste criticità, per permettere ai cittadini di incrementare la raccolta differenziata e disincentivare l'abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio. Alle 10:30 espone la videoconferenza dei consiglieri Cardella e Scarlata. Anche il Presidente Greco constata che i centri di raccolta a volte non sono tanto efficienti e spesso i cittadini sono costretti a riportare indietro i loro rifiuti. Purtroppo alcuni di questi cittadini, che erano propensi a rispettare le regole, li abbandonano sul territorio per non doversi riportare a casa. In questo modo, se l'amministrazione non dà servizi efficienti, si continua a deturpare la nostra città. Il vicepresidente Savoca conferma che qualche giorno fa è stato contattato da un cittadino che si è recato in un centro di raccolta per depositare delle foglie di palma, ma non li hanno accettati, in quanto non aveva alcun atto e non potevano titularli. Lui ha subito chiamato lamentando questo da parte loro e dopo il suo intervento il problema si è risolto.
tutto questo è sconfortante e denota che in primis bisogna cambiare la mentalità di chi deve fare di questo servizio. Se non vi sono regole, non esisterà mai in una città dove vige la legalità e tutti i servizi non saranno mai efficienti. Il presidente Greco si trova d'accordo, purtroppo senza regole tutto andrà alla deriva. Spera che si possa risolvere questa annosa criticità e vivere in una città pulita e decorosa. Alle 10.43 il presidente Greco dichiara chiusa la seduta del Consiglio. Prego, presidente. Ragazzi, buongiorno. Va bene, continuate, vi ascolto. Ho sentito che stava leggendo il verbale. Sì, l'ho terminato, presidente. Se si può portare, si può mettere alla votazione. Dottoressa, può chiamare l'appello, grazie. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Allora, Cardella. Favorevole. Guaresi. Favorevole. Martese. Favorevole. Orilia. Favorevole. Savoca. Vicepresidente? Non c'è più? Favorevole. Ok. Scarlata? Favorevole. Serio? Favorevole. Scusa? Favorevole, favorevole. Discuso? Consigliere, discuso? Favorevole. Ok. Greco? Presidente? Favorevole. Approvato, ore 10.34, tutti presenti. Va bene, ragazzi, ci sentiamo dopo. Ok, buongiorno allora. Poi vi chiamo. Ok, arrivederci. Allora, buongiorno a tutti, buon lavoro, buono. Allora, arrivederci, chiudo la registrazione. Ok, ok. Buongiorno, buongiorno.